In questa puntata di In Viaggio con me visitiamo una delle tre repubbliche baltiche, la Lituania, che, lo dichiaro subito, mi ha davvero sorpreso. I gusti sono soggettivi, vero, ma buoni motivi per spingersi da queste parti ce ne sono parecchi. Basta un viaggio low cost per godersi ad esempio la capitale Vilnius, che dispensa baluardi storici, grazie architettoniche e buon vivere, il tutto in una dimensione pedonale. Uscendo dalla città si scopre un paese magicamente tranquillo, a tratti fiabesco, che permette di infilare una costellazione di piccole chicche come il microvillaggio di Sturm Svituris, Nida e ovviamente la blasonata penisola curlandese. Non mancano neppure luoghi mistici come la Collina delle Croci. E se siete amanti della buona cucina, ve lo assicuro che potete tranquillamente dire di essere approdati nel posto giusto. Tutto questo in viaggio con me. Della Lituania, Vilnius è una meta perfetta per un weekend diverso. Dista solo un'ora e mezza dall'Italia con comodi collegamenti low cost e offre al visitatore non poche attrazioni culturali, tutte accessibili a piedi visitando il piccolo centro storico della città che ha come simbolo il campanile della cattedrale neoclassica dedicata ai santi Stanislao e Ladislao. In questa chiesa sono stati incoronati diversi sovrani, ma più delle effigie reali mi ha colpito la devozione dei lituani per le grazie ricevute. Ora, è vero che gli ex voto a forma di cuore ce l'abbiamo anche noi, ma qui sono molto più precise. Se ti sei salvato un occhio è una cosa, se hai messo a posto una gamba è un'altra cosa. E questo simbolismo si ritrova anche nella cappella della Porta dell'Aurora, dove le pareti sono zeppe di generosa riconoscenza. Non a caso qui a Vilnius potete pregare ovunque, anche nella splendida chiesa gotica di Sant'Anna o in quella di San Giovanni, che si trova all'interno dell'elegante sede dell'università fondata dai gesuiti nel 1579. Qui potete salire sul campanile e godervi una spettacolare panoramica della città vecchia. Camminando per le strette vie del centro, tra piazze e palazzi eleganti, non perdetevi i mercatini locali, piuttosto folcloristici e carichi di quell'atmosfera tipica dei paesi dell'Est Europa che è un po' in via di estinzione. Ma non perdetevi neanche il quartiere degli artisti, chiamato Uzupis, una vera e propria repubblica indipendente, un po' hippie, con tanto di costituzione e articoli rassicuranti, tipo «Ogni cane ha il diritto di essere un cane». E meno male che il nostro Parlamento non è mai venuto da queste parti, altrimenti chissà quali leggi saremmo stati capaci di partorire noi. Ma per godervi la città veramente col fiato sospeso, dovete spingervi oltre, molto oltre. Ho chiesto agli amici lituani di farmi fare qualcosa di particolare e loro con un bel sorriso sulle labbra mi hanno detto: tranquillo, ci pensiamo noi. La sorpresa è stata arrivare in questo campo alla periferia di Vilnius e scoprire che l'attività scelta per questa serata è un bel giro in mongolfiera. Ora, la mongolfiera è un accessorio un po' particolare, ma proprio in Lituania si registra il maggior numero di mongolfiere in tutta Europa, pro capite. Il primo paese al mondo è gli Stati Uniti, il secondo paese è la Lituania. L'associazione mongolfiera Lituania, giuro, mi era sconosciuta, ma effettivamente sembra prassi consolidata, con tanto di ritrovo sul prato stile Woodstock. Ma rispetto agli happening musicali, qui ti fanno firmare una liberatoria in caso di incidenti.
Francamente, l'idea di svolazzare sulla città con un pallone riscaldato non mi pare del tutto naturale e le rassicurazioni del capitano Arturas non mi hanno esentato da riti scaramantici. Dopodiché devo ammettere che l'inusuale attività regala emozioni davvero forti e una impareggiabile vista di Vilnius. Detto questo, avrei fatto volentieri a meno di attraversare l'aeroporto con un bel flusso di aerei in atterraggio, di accarezzare con la mongolfiera le cime delle piante e di lavorare di braccia per ripiegare il pallone. Però è un'esperienza che merita la tripla A. Il bello della Lituania è che è un paese relativamente piccolo. Questo significa che le principali attrazioni si raggiungono facilmente e velocemente da Vilnius come la penisola curlandese, imbattendosi sovente in paesini che sembrano usciti da un romanzo di Mankell, come quello di Sturm Svituris. Perfetto per una sosta alimentare con la qualità tipica del mangiare fatto in casa, ma indicatissimo anche per dormirci la notte se cercate ambientazioni bucoliche. Per arrivare a Nida, il mio consiglio è di prendere la barca dal villaggio di Minge, soluzione che permette di entrare facilmente nello spirito del luogo, un riuscito equilibrio tra uomo e natura. Giunti a destinazione, ci si trova di fronte a una cittadina piuttosto caratteristica, meta di villeggiatura per antonomasia, ideale per chi è in vena di relax o per chi ha voglia di attività all'aria aperta. Qui tutto sembra sia elegantemente fermo nel tempo. Pace e serenità regnano sovrane soprattutto tra le meravigliose dune di sabbia create da un lido naturale lungo 98 km. Ci sono quelle della riserva di Nagliai, che a tratti ricordano ambientazioni sahariane, e quelle sulla sponda di Nida, con una visuale a 360 gradi verso il confine dell'enclave russa di Kaliningrado. Ma non lasciatevi ingannare dalle apparenze, i lituani sono tutt'altro che tranquilli. Basta mettere piede in una spiaggia quando c'è un raggio di sole per riconoscere uno stile di vita assolutamente assimilabile al nostro buon mare Adriatico, con l'unica differenza che qui, anche d'estate, la temperatura dell'acqua è decisamente proibitiva, nonostante la disinvoltura che pavoneggiano i locali. E se vi venisse voglia di un buon caffè, nessuna paura. Le miscele tricolori sono giunte anche a queste latitudini con geniali soluzioni di mobilità. E dopo l'Expo è d'obbligo mangiare solo cibi sani e nutrienti. Qui in Lituania non ci sono merendine, ma pesce affumicato, che a dire il vero è anche buono. Effettivamente i lituani sono dei grandi esperti di affumicatura e il pesce da queste parti si mangia davvero a tutte le ore, come i cartocci inglesi del fish and chips, ma con un carico glicemico decisamente più favorevole. A meno di non accompagnarlo con il kepta duona, il tipico snack a base di pane di segale fritto all'aglio, o i famigerati e temuti zeppeling. Ma la ricetta nazionale nei mesi caldi è lo shantibarshi, la cui preparazione ce la spiega lo chef Gianluca De Marco, trasferitosi in Lituania ormai da molto tempo. È molto semplice preparare questa ricetta, bisogna mettere tutti gli ingredienti in un contenitore che sia abbastanza alto per poter mescolare tutti gli ingredienti e poi per ultimo mettere il kefir. Gli ingredienti sono quindi le barbabietole cotte, cetrioli, uova sode, limoni, aneto, cipollotti, sale, pepe e appunto il kefir. Tutti gli ingredienti vanno finemente tagliati e messi nella pentola a freddo. Come dose in generale è molto semplice, per le uova se abbiamo 6 persone a mangiare alla sera ne mettiamo una a testa, per i cetrioli ne mettiamo 3, invece per le barbabietole lì va a gusti.
più metti barbabietola, più diventa rosa e più diventa buona, perché è quello che dà più sapore. Adesso mettiamo l'ingrediente finale, che è anche quello più importante e che darà l'aspetto conclusivo a tutta la cosa, che è il kefir. Molto semplicemente lo mettiamo dentro e poi mescoleremo tutti gli ingredienti. Un bel lavoro di brace e voilà, il piatto è servito, per la fortuna di chi se lo mangia. Il nostro viaggio in Lituania termina con uno dei posti più suggestivi di questo paese, la Collina delle Croci. Questo luogo della memoria raccoglie migliaia di croci di ogni forma, di ogni dimensione, portati da persone da ogni parte del mondo. Si stima che in questa piccola radura ci siano oltre 50.000 croci. Ma qualcuno sostiene che ce ne siano più di 100.000, simbolo della devozione dei pellegrini che già dai primi del Novecento venivano qui a depositarlo. Questo luogo è sopravvissuto al pugno di ferro del governo russo, che per più volte l'ha raso al suolo con le ruspe, facendolo così diventare un posto mistico e suggestivo, scelto addirittura da Giovanni Paolo II come meta durante il suo viaggio in Lituania nel 1993. Se venite da queste parti non potete assolutamente perderlo.